È terminata da pochi minuti la cerimonia per il passaggio di consegna alla guida del distaccamento aeroportuale dell'aeroporto militare di Alghero. Michele Cadone, il colonnello tenente che è stato qua per 3 anni, ha lasciato il posto a Mauro Serafino Niola. Erano presenti i sindaci di Alghero e di Stintino, il generale Giampiero Gargili e il vescovo Monsignor Lanzetti. Onori al comandante delle scuole dell'aeronautica militare della Terza Regione Aerea. Picchetto d'onore, ufficiali, sottufficiali, graduati, personale civile del distaccamento aeroportuale di Alghero, gonfalone della città di Alghero, labari delle associazioni d'armi, pronti per la rassegna. Oltre 3 anni fa, il 3 marzo del 2006, signor generale, questo stesso hangar, nel salutare tutti i convenuti, assumeva il comando di questo aeroporto di gloriosa tradizione, e qui, che quello stesso giorno, è iniziato il mio percorso alla guida dei luoghi di Alghero. Anche in questa occasione, qualcuno ricorderà forse il mio esordio denso di trepidazione e carico di emozione. E per la scuola e attenta disponibilità sempre dimostrata nei miei confronti. Lascio quindi che il comandante colonnello Mauro Serafino Niola un reparto in ottime condizioni, in grado di conseguire compiutamente i traguardi istituzionali sempre più lusinghieri. Picchetto armato e armi a fianco. Picchetto, fianco, alto. Ufficiali, sottufficiali, graduati, personale civile, in nome del Capo dello Stato voi vi conoscerete, il tenente colonnello Mauro Serafino Niola, quale comandante del distaccamento aeroportuale di Alghero. Picchetto armato, le armi al fianco. Picchetto armato, presentare le armi. Picchetto, presentare. Ah. Picchetto armato, le armi al fianco. Picchetto, fianco, a... Reparti, riposo. Il tenente colonnello Mauro Serafino Niola ha assunto il comando del distaccamento. Leggerà ora il proprio discorso. Reparti, atti! Signor generale Gargini, la ringrazio per avermi scelto quale nuovo comandante del distaccamento aeroportuale di Alghero. Spero di non deludere la fiducia che lei ha riposto nei miei confronti affidandomi questo delicato incarico. Sono onorato, orgoglioso e nel contempo entusiasta di iniziare oggi questo nuovo cammino della mia vita di militare e di ufficiale dell'aeronautica. Scorrendo la storia di questo aeroporto ho potuto rilevarne un passato di prestigio e di grande importanza nel panorama militare della nazione. Non meno importante è l'attività del presente a soddisfacimento dei compiti inerenti all'attività di istituto stabiliti dalle autorità di vertice della Forza Armata. Nel contempo sono convinto
che l'importanza e il prestigio del futuro, che è già domani, dobbiamo costruirlo e cementarlo tutti noi, personale di distaccamento. Io insieme a voi, operando con impegno, in vista di un comune obiettivo, per il bene dell'aeronautica militare e dell'amministrazione difesa, nell'ottica di ottimizzare il lavoro al fine di realizzare un prodotto di qualità dal punto di vista umano, militare e professionale. È certamente un obiettivo sfidante, sicuramente alla nostra portata. Buon lavoro a tutti. Un vivo ringraziamento al tenente colonnello Michele Calone per il supporto e i consigli che volentieri ha dispensato nei miei confronti in questo periodo di affiancamento. Caro Michele, grazie di cuore per avermi trasmesso sentimenti di viva umanità, di stima e di amicizia. Non sarà certo facile sostituirti per quello che tu hai fatto per il distaccamento. E per questo meriti di cuore sicuramente un vivo applauso e profondo rispetto. Auguri per il futuro a tutti. Il comandante delle scuole dell'aeronautica militare della terza regione aerea, generale di squadra aerea, Gian Piero Gargini, effettuerà il proprio intervento. Reparti, atti! Autorità civili, religiose, rappresentante delle forze armate e dei corpi armati del presidio militare, associazioni combattentistiche ed altri, personale del distaccamento aeroportuale, gentili signore, crediti signori. Vi ringrazio per la vostra partecipazione che, come mi è stato testimoniato in altri incontri, non nasce dalla semplice cortesia istituzionale connessa al nostro ufficio, ma deriva da un sentito e profondo affetto anche per l'antico e storico aeroporto militare di Alghero, intitolato la gloriosa medaglia d'oro al valor militare ed eroico traslatore atlantico il capitano pilota Mario Arango. E, ne sono certo, deriva anche da una sincera stima verso il suo comandante e gli uomini che su di esso lavorano. Questa cerimonia di oggi ci permette di vivere un momento molto importante e denso di contenuto. Nella semplicità del suo cerimoniale questo momento nasconde emozioni profonde che coinvolgono i suoi principali attori, il tenente colonnello Michele Calone, il tenente colonnello Mauro Serafino Viola, tutti noi presenti ed in particolare voi, personale del distaccamento aeroportuale di Alghero. Nella nostra tradizione, nel nostro costume, un'organizzazione militare si identifica nel suo capo, poiché egli solo ed in prima persona la rappresenta e ne risponde nel bene e nel male. Il momento in cui muta il vertice dell'organizzazione stessa, dunque, pur nella continuità degli obiettivi da raggiungere, scandisce sempre e comunque la fine di una fase della storia e l'inizio di un nuovo ciclo. È perciò un momento in cui tutto il personale, e non solo il comandante uscente, rivede il cammino già percorso, scruta quello ancora da percorrere, rivisitando i fatti anche ordinari e rutinari che hanno scandito il lavoro svolto, e si interroga sul futuro per trarre dalle soddisfazioni e dai risultati ottenuti gli stimoli per migliorare. È un bilancio che certo nel suo intimo ha tracciato anche il comandante uscente. È un bilancio che per il tenente colonnello Calone è riferito a oltre 3 anni caratterizzati dall'intenso lavoro svolto e dall'impegno profuso con entusiasmo suo e del personale militare e civile con professionalità, collaborazione e sacrificio. Personale del distaccamento di Alghero. Il rapporto tra il comandante e i suoi uomini è sempre un qualcosa di speciale, fatto di fiducia reciproca, di lealtà e di condivisione dei fini. Diventa speciale in particolare su reparti come questi, lontani, anche se straordinariamente belli come Alghero, alla cui magica atmosfera e al fascino irresistibile del suo mare incantato, non è facile sottrarsi. Il tenente colonnello Calone, che oggi ci lascia, ha dimostrato di possedere, assieme alla professionalità del comandante, anche grandi doti di umanità. E sono lieto in questa circostanza di sottolineare i risultati estremamente positivi e lusinghieri da lui e da voi tutti raggiunti.
risultati presenti ed evidenti anche dal solido coinvolgimento del distaccamento nelle attività formative, spesso anche interforze, connesse con la sicurezza del volo, realizzate attraverso il punto di formazione del centro di sopravvivenza in mare qui costituito. Nelle attività di benessere del personale, con lo straordinario supporto fornito alle attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e dei loro familiari, gestendo e sviluppando, grazie alle elevate capacità ricettive e di accoglienza del reparto, le iniziative e i programmi del Comando delle Scuole Terza Regione. Abbiamo seguito con voi la mattinata all'aeroporto militare di Alghero per il passaggio di consegne, un clima di grande festa ed emozione. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento dopo il TG.